Le trombe sono arrivate dai due angoli di Piazza Europa, sono partite da qui le piccole storie che Goran Bregovic, accompagnato dalla Wedding and Funeral Band, in un bel italiano ha voluto raccontare ai 1150 spettatori che ieri sera si sono ritrovati per l'apertura della 56esima edizione del Festival Internazionale del Jazz della Spezia. Un pubblico caloroso e desideroso di ballare sulle note non soltanto della musica balcanica, ma in lungo e largo per il mondo attraverso tante lingue, tra le quali l'arabo e l'italiano. Bregovic le ha chiamate piccole storie, ha precisato che arrivano anche dal cinema. Grazie per essere qui con me, ha detto al pubblico. Buona parte, ha cercato di stare anche seduta per la primissima parte del concerto per poi conquistare i lati di Piazza Europa fino al sottopalco nell'ultima mezz'ora di esibizione. Non sono mancati, soprattutto in chiusura, i brani più conosciuti, da Kalashnikov a Bella Ciao. Bregovic chiamava e tutti hanno risposto con entusiasmo. Riavvolgendo il nastro, prima dell'esibizione anche il sindaco della Spezia e il direttore artistico Cimino hanno aperto, non celando un certo entusiasmo, la serata di apertura del festival. Dal 1969 la Spezia ha voluto organizzare un evento come questo, cioè il Festival del Jazz, uno dei più antichi, anzi il più antico d'Italia, con grandi personaggi. Noi stiamo lavorando per alzare sempre di più l'asticella, quindi il livello degli ospiti. Quest'anno abbiamo degli ospiti veramente di livello internazionale, siamo molto contenti, sempre però con la coscienza che la musica è sentimento, è passione, è il colore, insomma dà colore alla vita, e quindi cercare di innovarsi tutti gli anni, però anche mantenendo questo solco del jazz, che è una musica che parte proprio dal profondo del Centro America, è fondamentale e anche un momento di riflessione, quindi per i valori che esprime la musica e i testi, e veramente spero che gli spezzini apprezzeranno questa edizione. Tra l'altro, parlando di eventi, quello che sta cercando di fare l'amministrazione ormai da un po' di tempo è quello di cercare di accogliere il più possibile non determinate fasce di età, ma tutte le fasce d'età. Esatto, stiamo proprio cercando di coinvolgere tutte le fasce d'età, dai bambini, scherzando dico ai 110 anni, ma possibilmente anche di più, con spettacoli, eventi che coinvolgono un po' tutti, perché la Spezia è la città di tutti, bisogna creare una comunità coesa, sempre più coesa, perché abbiamo tante possibilità, tante opportunità dal punto di vista lavorativo, dal punto di vista anche della coabitazione con valori, con persone che hanno provenienza diverse, e lo stiamo cercando di fare proprio utilizzando la musica, utilizzando gli spettacoli, le riflessioni, e insieme disegnare il futuro della nostra città tutti insieme. L'ultima nota ancora, perché ha tenuto per più di 90 minuti di spettacolo il palco. L'ultima battuta è proprio per il pubblico. Siete stati un pubblico meraviglioso, ha concluso Bregovic.